Non c'è lo schermo, ragazzi. Buongiorno ai nostri telespettatori, benvenuti a questo nuovo approfondimento con la Fiamma in TV. Ospiti in studio l'onorevole Luca Romagnoli, segretario nazionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, eurodeputato, Augusto Rossi, buongiorno, segretario provinciale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore di Latina. Tanti anche oggi gli argomenti in discussione, non possiamo non partire da una panoramica internazionale con l'elezione di Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti. Onorevole Romagnoli, cosa cambierà con questo uomo che ha dimostrato di avere coraggio, ma soprattutto idee per portare avanti la democrazia, una delle democrazie più importanti del mondo, e soprattutto il rapporto con l'Europa, con l'elezione di Obama? Beh, intanto ha dimostrato anche di avere una grande capacità organizzativa, che auguro a lui e agli Stati Uniti riesca in qualche modo a trasferire nella ridefinizione anche dei primi ministeri, dei primi incarichi che dovrà assegnare. Spero che abbia la sensibilità sociale che è mancata invece alla presidenza precedente. Io personalmente avevo personalmente simpatia per McCain, che mi è sembrato un anziano, sì, è vero, forse un po' anziano, ma un signore di grande signorilità, di grande educazione e anche di grande serio radicamento nei valori che ha cercato di interpretare e difendere. Tant'è, e gliene va dato atto, che ha fatto anche una bella dichiarazione nei confronti del vincitore, facendogli non solo gli auguri, ma dicendosi anche a disposizione, che a mio giudizio testimonia della figura pregevole che comunque McCain rappresenta. Certo, è stato schiacciato da una campagna massmediatica enormemente sbilanciata nei confronti degli altri, e poi ovviamente aveva il peso di una amministrazione e Bush e dei tanti problemi che questa comporta. Per l'Europa cosa cambierà? Beh, io spero sempre, io mi batto da sempre, noi come partito ci battiamo da sempre per una difesa della nostra identità e per un ruolo più importante dell'Europa nel mondo da un punto di vista geopolitico, quindi sento un po' la dipendenza che ha la nostra Europa dagli Stati Uniti. Ecco, io vorrei che questa dipendenza fosse trasformata in maggior indipendenza. Questo però non dipende tanto da Obama, non dipende da Israele, ma dipende dalla volontà seria dell'Unione Europea e di chi governa il nostro paese. Perché un conto è l'amicizia nei confronti degli Stati Uniti, altro conto è la dipendenza che soprattutto in politica estera, ma anche in politica economica, più volte abbiamo registrato. Europa-Nazione, dunque, forse McCain sconta anche l'aver tirato come seconda, come vice, Sarah Palin, che il pitbull dell'Alaska, che poi in realtà in campagna elettorale non si è dimostrata all'altezza, non soltanto per le spese folli di vestiti e parrucchieri. Onorevole, ieri il Premier Berlusconi, forse anche in un eccesso, come suo solito, simpatico, ma insomma politicamente forse discutibile, ha detto bello, giovane e abbronzato Obama. Gasparri invece ha detto forse sarà contento Al-Qaeda della sua elezione. Ecco, al di là dei toni sopra le righe, un brevissimo commento su questi aspetti. Beh, diciamo che le battute, sì, ogni tanto sono anche simpatiche, in qualche caso pericoloso. Io stamattina ho visto Roma tappezzata di manifesti con l'immagine del presidente Gasparri. Insomma, ovviamente è stata un po' una scivolata di gusto. Adesso, se la battuta è venuta così o se era meditata, io spero che non fosse meditata, perché se era una battuta un po' infelice uscita così, può essere, ci si può ridere sopra. Se invece è meditata, beh, allora questo francamente mi lascia un po' perplesso, perché non è un parallelo che assolutamente non... Ecco, appunto, è un parallelo, non è una convergenza. Non si può, su un'assonanza, come è stato fatto, fra l'altro, in campagna elettorale, via internet, però una persona di prestigio, un politico serio e preparato qual è Gasparri, doveva essere, secondo me, un pochetto più attento.
più saggezza dunque, oltre che più Botolino per la politica italiana. Oggi si apre anche il congresso della destra. Tre giorni Francesco Storace e Teodoro Bontempo hanno convocato al Salone delle Fontane all'Eur il loro partito, la destra. Ieri ci sono state delle dichiarazioni di ricerca, comunque di perseguire ancora la volontà di esplorare una casa comune con Fiamma tricolore. Lei è stato invitato, qual è la posizione ufficiale di Fiamma riguardo all'assise della destra? Beh, intanto io, come a tutti gli altri partiti, faccio tanti auguri. Io dico pure che la Fiamma comunque ha una sua storia, gli altri la storia lo hanno decisa molti anni dopo che l'avevamo decisa noi, quanto a continuità Missina. Se la destra vuole essere continuità Missina, beh, quella continuità poteva già cercarla con noi. Se la destra vuole essere continuità di Alleanza Nazionale, francamente credo che questo a noi non interessi, perché allora, tanto valeva che rimanevamo in Alleanza Nazionale all'epoca o che andiamo in Alleanza Nazionale o nel PDL, quello che è oggi. Cioè, voglio dire, bisogna a questo punto essere un po' chiari su quello che si intende adottare come programma. Si può anche decidere di fare gli antagonisti, beh, per carità, noi l'abbiamo fatto per tanti anni, gli antagonisti, devo dire purtroppo con risultati assai deludenti, assai scarsi, e nonostante che forse le attestazioni di simpatia della gente non ci siano anche venuti, siano non c'è... però bisogna anche cercare di essere un po' concreti e un po' coerenti, e sulla coerenza, per carità, non giudico io gli altri, giudico me stesso. Sulla concretezza però mi sembra che qualche cosa si possa dire, e ho un po' l'impressione che questa concretezza la destra debba un po' dirci come intende interpretarla. Speriamo che oggi, immagino Storace nel suo discorso di inizio congresso, dirà dove vuole andare. Intanto la Fiamma va e continua ad andare dove è sempre andata, cioè, ma cerca di mantenere saldo un programma, saldi i nostri valori, e cerca di confrontarlo con tutti, certamente nel centrodestra, ma perché a me, se mi invitano al congresso di Rifondazione mi fa piacere, vado, ascolto, se mi danno l'opportunità di dire due parole è un confronto politico. È un confronto politico, sì, questa è una cosa, dire che partecipiamo perché intendiamo fare con loro qualcosa insieme, questa è tutt'altra questione. Qualcosa insieme abbiamo già fatto, abbiamo fatto alle politiche, qualcosa insieme si può fare con loro, ma si potrebbe fare anche con chiunque abbia delle attinenze, delle assonanze a un nostro programma che è squisitamente sociale, che è quella continuità di cui abbiamo parlato prima. Altre cose rimangono interessanti, come possono essere interessanti appunto altre cose, chiunque ce le proponga. Un'alleanza elettorale si può fare con lui, come si può fare col PDL, come si può fare con Forza Italia, come si può fare con Alleanza Nazionale. Rimanendo nell'ambito del centrodestra, le alleanze elettorali sono alleanze elettorali. Fare un partito insieme, beh, allora mi chiedo perché non l'ha fatto lui prima, visto che questo partito già esisteva, prima di farne un altro forse potevano tentare, come un po' si era anche cercato di discutere, di fare questo, allargare questo partito insieme, ma devo dire purtroppo nell'ambito del centrodestra c'è questa diaspora continua. Anche lui è nato come partito, poi la Sant'Anchessa è andata, Morselli Stefano pure ha fatto un altro partito. Ha fondato Destra Federale con altre 5.000 persone, la destra perde pezzi. In questo coacervo tutti si candidano a rappresentare la destra, però mi sembra che poi, se andiamo a guardare solo due fatti, lo statuto e il programma di ciascuna di queste formazioni, ce n'è solo una che a pieno titolo può dire beh, questi sono i missini di una volta, ed è la Fiamma. Adesso sarò forse un po' ingeneroso nei confronti degli altri, però mi sembra che questi sono i dati oggettivi con i quali possiamo confrontarci. È vediamo una verità politica il anche nuovo questo. Statuto che adotteranno, vediamo il nuovo programma e vediamo se ci sono delle possibili convergenze, ma per il momento amicizia, confronto con la eventuale collaborazione, perché no, con loro ma anche con altri, ma per il momento ognuno ha il suo partito, la sua struttura, poi si vedrà.